Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vi mostrerò uno dei possibili metodi per giocare, divertirsi, ma soprattutto guadagnare con il parziale finale. Preciso, non è un metodo che mi indicherà con quale parziale finale finirà una partita, ma è un metodo che potrà portarci a vincere qualcosa. Naturalmente, prima di iniziare con la spiegazione del metodo di gioco, procediamo con una descrizione analitica del parziale finale. Il parziale finale è una scommessa combinata tra i segni 1, x e 2 del finale primo tempo con i segni 1, x e 2 dell'esito finale dell'intera partita. È più difficile da indovinare come esito perché è composta da 9 combinazioni che vediamo illustrate in questa tabella. Nella prima combinazione, 1-1 parziale finale, la squadra di casa chiude in vantaggio il primo tempo e riesce a vincere la partita. Nella seconda combinazione, 1 primo tempo x finale, abbiamo che la squadra di casa chiude in vantaggio il primo tempo, ma la partita poi finisce in pareggio. Nella terza combinazione, 1 primo tempo 2 finale, la squadra di casa chiude in vantaggio il primo tempo, ma subisce la rimonta e perde la partita. Nella combinazione x primo tempo 1 finale, le due squadre chiudono il primo tempo in pareggio e la partita viene vinta dalla squadra di casa. Nella combinazione x primo tempo x finale, le due squadre chiudono il primo tempo in pareggio e la partita si conclude con un pareggio. Nella combinazione x primo tempo 2 finale, le due squadre chiudono il primo tempo in pareggio, ma la partita viene vinta dalla squadra ospite. Nella combinazione 2 primo tempo 1 finale, la squadra ospite chiude in vantaggio il primo tempo, ma subisce la rimonta e perde la partita. Nella combinazione 2 primo tempo x finale, la squadra ospite chiude in vantaggio il primo tempo, ma la partita finisce in pareggio. Nell'ultima combinazione 2 primo tempo 2 finale, la squadra ospite chiude in vantaggio il primo tempo e riesce a vincere la partita. Sui siti di scommesse, oltre alle combinazioni secche del parziale finale, danno anche la possibilità di giocare il parziale finale in doppia chance. E la danno al secondo tempo oppure ci danno anche la possibilità di giocare il parziale finale in doppia chance al primo tempo e singola in finale. Meglio ancora, ci danno anche la possibilità di giocare il nostro parziale finale in doppia chance primo tempo e doppia chance in finale. Siccome frequentemente anche le partite dove c'è una favorita terminano con un pareggio al primo tempo, in questo metodo di gioco utilizzeremo x2 primo tempo 1 x finale se la squadra favorita è quella di casa e il parziale 1 x primo tempo x2 finale se la squadra favorita è la squadra ospite, ma soprattutto perché se nel caso giocassimo x2 primo tempo x2 finale se la squadra favorita è quella ospite, la quota sarebbe molto bassa. Qui abbiamo 1,52 a confronto di 2,20, e qua che la favorita è la squadra di casa avremmo 1,32 a confronto di 2,03 per la doppia chance x2 al primo tempo. Ma adesso analizziamo quali sono le combinazioni che andiamo a coprire con i nostri due parziali finali in doppia chance. Se abbiamo la favorita in casa e andiamo a giocare x2 primo tempo 1x finale, noi andiamo a coprire x primo tempo 1 finale, x primo tempo x finale, 2 primo tempo 1 finale e 2 primo tempo x finale.
Dunque andremo a coprire queste quattro combinazioni. Mentre se usiamo 1x primo tempo, x2 finale, avendo la favorita come squadra ospite, andiamo a coprire 1 primo tempo x finale, 1 primo tempo 2 finale, x primo tempo x finale e x primo tempo 2 finale. E andremo a coprire queste quattro combinazioni. Per completare il nostro metodo di gioco aggiungeremo un'altra giocata. Esiste una tipologia di scommessa chiamata squadra di casa vince almeno un tempo sì e squadra ospite vince almeno un tempo sì. Nulla di complicato, lo dice già il nome. E cioè, per essere vincente la scommessa, la squadra di casa durante la partita deve vincere almeno un tempo. O il primo o il secondo. Se questo non avviene, la scommessa risulterà perdente. Stessa cosa vale per la squadra ospite. Se gioco squadra ospite vince almeno un tempo, sì, in pratica è come se si giocassero due partite distinte nell'arco dei 90 minuti. Una partita al primo tempo e un'altra al secondo tempo. Ma entriamo nei dettagli. Se andiamo a giocare la scommessa casa vince almeno un tempo sì, questa giocata risulterà vincente se la squadra di casa vince il primo tempo, per esempio 1-0. Dunque, la giocata risulterà vincente nel parziale finale 1 primo tempo 1 finale, 1 primo tempo x finale e 1 primo tempo 2 finale. Risulterà vincente anche se al primo tempo pareggiano, al secondo tempo vince la squadra di casa. Risulterà vincente anche se al primo tempo vince la squadra ospite e al secondo tempo la squadra di casa ribalta il pronostico vincendo la partita. Risulterà vincente anche nel parziale finale 2x perché abbiamo che la squadra ospite ha vinto il primo tempo e nel secondo tempo la squadra di casa pareggia il risultato vincendo 1-0. Mentre la casa ospite vince almeno un tempo, lo avremo se al primo tempo vince la squadra ospite, dunque le avremo in queste tre combinazioni: 2 primo tempo, 1 finale, 2 primo tempo, x finale, 2 primo tempo, 2 finale. Lo avremo anche in questa combinazione: x primo tempo, 2 finale, perché il primo tempo finisce con un pareggio e nel finale la squadra ospite va a vincere. Lo avremo anche nell'1 primo tempo, 2 finale, perché al primo tempo sta vincendo la squadra di casa e il secondo tempo viene vinto dalla squadra ospite ribaltando il pronostico e vincendo la partita. Lo avremo anche nel parziale finale 1 primo tempo x finale, perché la squadra di casa vincerà il primo tempo e poi, per esempio, 1-0, 2-0, e nel secondo tempo la squadra ospite pareggia il risultato. Procediamo con il nostro metodo di gioco. Adesso andiamo a selezionare le nostre giocate. Per prima cosa andremo a giocare partite dalle quote equilibrate. Dunque, per esempio, queste partite della Svezia. Andiamo sul parziale finale e abbiamo che la squadra favorita è la squadra di casa, perché 1x1x paga 1,54, x2x2 paga 1,86. Dunque noi sceglieremo, visto che la squadra favorita è quella di casa, sceglieremo x2 primo tempo, 1x finale. Poi andiamo su team 1 vince almeno un tempo, sceglieremo casa vince almeno un tempo e ospite vince almeno un tempo. Una volta selezionate le mie tre giocate, la cosa fondamentale è che la somma delle due quote più piccole non deve essere inferiore a 3,60, altrimenti non ci garantiremo un guadagno.
qua sommando le due quote più piccole che sono squadra di casa vince a meno un tempo a 1,60, squadra ospite vince a meno un tempo a 1,95. Dunque la somma sono 1, 2, 3 e 55. E basta. Dunque questa la scarto e mi vado a scegliere quest'altra. Questa ospite a meno un tempo e casa al meno un tempo a 1,65 e poi vado sul parziale finale. Qui la squadra favorita è sempre la squadra di casa, perché abbiamo 1x 1x a 1,50, x2 x2 a 1,86. Dunque scegliamo x2 primo tempo, 1x finale. Facciamo la somma delle due quote più basse. Abbiamo 2 e 1,65 sono 3,65. Questa va bene. Bene, il gioco consiste in questo modo. Io gioco inizialmente 1 euro su queste tre giocate. Dunque praticamente spunto qua e inserisco 1 euro per colonna per un totale di schedine di 3 euro. Io qua ho giocato praticamente 1 euro per scommessa. Se io vinco il parziale finale, vinco 2,25 euro. Se la squadra di casa vince o il primo o il secondo tempo, vinco 1,65 euro. Se la squadra ospite vince o il primo o il secondo tempo, vinco 2 euro. Per poter andare in guadagno matematico, io devo come minimo prendere due di queste quote, o la prima e seconda, o la prima e terza, o la seconda e terza. Prendendo due quote, per esempio le prime due, vado a vincere 3,90 euro e ho giocato 3 euro, vinco 90 centesimi. Se invece vinco la prima e la terza, cioè il parziale finale, la squadra ospite, incasserò 4,25 euro. Ho giocato 3 euro, guadagnerò 1,25 euro. Se nel caso prendo la seconda e la terza, dunque casa vince a meno un tempo e ospite vince a meno un tempo, incasserò 3,65 euro ed ho giocato 3 euro, dunque vincerò 65 centesimi. Analizziamo le nostre 9 combinazioni. Io prenderò solo una quota in queste 4 combinazioni. 1-1 parziale finale, perché prenderò soltanto casa vince a meno un tempo. XX parziale finale, perché prenderò solo il parziale finale. X primo tempo 2 finale, perché prenderò soltanto ospite vince almeno un tempo, e il 2-2 parziale finale perché prenderò soltanto ospite vince almeno un tempo. Dunque in queste quattro combinazioni andrò a perdere perché prenderò solo una quota. Parlando di percentuali, ho quattro combinazioni su 9 perdenti per il 44%, mentre le 5 restanti sarò vincente, praticamente il 56%, perché nell'uno primo tempo x finale prenderò sia casa vince almeno un tempo che ospite vince almeno un tempo. Nell'uno primo tempo 2 finale prenderò casa vince almeno un tempo e ospite vince almeno un tempo. Nel parziale finale x primo tempo 1 finale prenderò casa vince almeno un tempo e il parziale finale. Mentre per queste due combinazioni, dunque praticamente per il 22% delle possibilità, posso prendere tutte e tre le combinazioni, che sono il casa vince almeno un tempo, ospite vince almeno un tempo e il parziale finale. In pratica, se prendo la combinazione del parziale finale, in questo caso, giocherò 3 euro, vincerò 2,25 euro, però in totale andrò a perdere 75 centesimi. Se invece prenderò solo il casa vince almeno un tempo, giocherò 3 euro, vincerò 1,65 euro, ma in totale perderò 1,35 euro. Se prendo soltanto ospite vince almeno un tempo, giocherò 3 euro, vincerò 2 euro, però in totale perderò 1 euro. Per recuperare la somma che sto perdendo, non devo fare altro che scegliere un'altra partita ed accertarmi che la somma delle due quote più piccole non è più bassa di 3,60 e giocare le tre quote
del valore equivalente al doppio di quello che sto perdendo. Se nel caso sto perdendo un euro, devo giocare le mie tre quote da 2 euro. Se per caso sto perdendo 75 centesimi, devo giocare le mie tre singole da 1,50 euro. Se per caso sto perdendo 1,35 euro, devo giocare le mie tre singole a 2,70 euro. Considerando la percentuale di perdita e la percentuale di vincita, essendo maggiore quella di vincita, a lungo andare dovrei essere più avvantaggiato ad essere vincente. Bene, spero che questo video vi sia stato utile. Potete iscrivervi al mio canale, lasciare un mi piace o condividerlo con gli amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!